Tempo d'estate, buongiorno a tutti, puntualissimi, 10, 45 minuti e 30 secondi in questo istante, insieme anche oggi in diretta dagli studi di San Giovanni Rotondo di Padre Pio TV, ma soprattutto in diretta dalla chiesa di San Pio. Andiamo a collegarci subito, immediatamente, non perdiamo tempo perché c'è un gruppo di pellegrini che sta aspettando di raccontarci la loro esperienza qui a San Giovanni Rotondo. A te Maria, buongiorno. Lo studio e tutti i nostri telespettatori questa mattina. Questo saluto iniziale lo facciamo proprio con la voce dei pellegrini, che è quello che stiamo cercando di raccontarvi anche in questa giornata, perché abbiamo qui con noi la signora Nicoletta, che viene da Torino e che è la prima volta che viene qui a San Giovanni Rotondo. Buongiorno signora Nicoletta. Buongiorno. Allora, è la prima volta, è venuta in compagnia Di mia cognata Giovanna, che mi hanno portato loro con mio fratello, perché lui ha avuto un intervento un po' brutto e sono venuta proprio qua, sono molto emozionata. Allora, signora Nicoletta, lei appunto lo abbiamo ricordato, ci capita raramente di trovare, devo dire, persone che per la prima volta sono qui a San Giovanni, quindi ci ha fatto piacere anche aprire con questa pellegrina speciale. Ripartirete quando? In giornata? Noi sì, in giornata partiremo, faremo un po' uno spuntino qua, mangeremo qualcosa e poi andremo a Biceglie, a casa nostra. Avete già avuto modo di fare il vostro giro, di vedere la prima tappa? Sono venuta qua perché ho incontrato la vostra collega e ci ha detto di venire qua perché Bene, quindi il vostro pellegrinaggio è appena iniziato, e noi ovviamente vi auguriamo che prosegua nel miglior modo possibile. Sono davvero tantissime le cose qui da vedere su questo, in questo luogo santo. Parteciperete anche alla celebrazione eucaristica delle 11:30? Sì, certo. E mia cognata veniva sempre devota a Padre Pio, purtroppo non c'è più, a gennaio non c'è più, e c'è un grande dolore per noi, perché era giovane e ha lasciato una figlia che non cammina, che non bisognava della mamma, la deve lavare, la deve pulire, le faceva tutto mia cognata. Adesso quindi questo pellegrinaggio possiamo dire è dedicato anche a lei, per finché la presenza di San Pio si chiama. Va bene signora Nicoletta, noi la ringraziamo davvero per essere stata qui. Sono molto emozionata. Immagino, e comunque sono stata felice di aver parlato con voi. E noi siamo stati felici che lei abbia portato la sua emozione qui, la ringraziamo davvero tanto e le auguriamo buon pellegrinaggio a lei, a tutta la sua famiglia. Sperando, perché siamo venuti qua sperando che Padre Pio lo salva, perché va benissimo signora. Certamente la preghiera è importante. Io ho detto andiamo, che io non sono andata mai, allora ho affittato una macchina e ho detto andiamo. Grazie davvero signora Nicoletta, grazie davvero, buon pellegrinaggio a lei e a tutti. Grazie signora, davvero. Allora Paola, con questa emozione davvero intensa di questa donna che viene qui per la prima volta, noi restituiamo a te la linea, ma siamo già pronti anche con altre testimonianze, quindi appena vuoi puoi ricollegarti con noi. Grazie. Grazie a te Maria Antonia. Allora, questo spazio è davvero dedicato ai tanti pellegrini che vengono a San Giovanni Rotondo. L'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, noi siamo all'interno della chiesa di San Pio, quindi lo sapete, non avete bisogno di inviti, trovateci o almeno saremo noi a trovarvi per ascoltare le vostre storie, storie semplici, storie di devozione, di richieste di preghiere e tanto altro. Tante altre le motivazioni che vi spingono a venire a San Giovanni Rotondo. Quindi da lunedì al sabato ci trovate lì nella chiesa di San Pio, e il venerdì dopo la solennità del Corpus Domini e la festa del Sacro Cuore. Visto che questa ricorrenza è stata spostata alla domenica, appunto il Corpus Domini, il venerdì si celebra la festa del Sacro Cuore, e il domani, quindi il sabato che segue, è dedicato al Cuore Immacolato di Maria, quale segno di devozione ai Sacri Cuori di Gesù e Maria, inscindibili per il grande amore donato all'umanità. Poi
ascolteremo anche Maria Antonia in preparazione alla Santa Messa, che approfondirà la solennità, la festa di oggi. Quindi, se siamo pronti a questo punto, visto che c'era già un altro gruppo di pellegrini che non vedeva l'ora di raccontarci, che non vede l'ora di raccontarci la sua storia, torniamo a collegarci con la chiesa di San Pio, con Maria Antonia Di Maggio. Lei mi diceva, ci sei, Maria? Quanti anni sono che venite ogni anno? Eccoti! Allora, io sono pellegrina da 22 anni. Ok. Eccoci, Maria, siete in diretta, siete live! Eccoci. Scusate il ritardo, ma il bello della diretta, ho avuto qualche problema di ritorno audio. Comunque siamo pronti, come promesso, con altre testimonianze, e passiamo da chi era venuta la prima volta oggi, la signora Nicoletta, a chi invece sono ben 22 anni che è pellegrina qui a San Giovanni Rotondo insieme a noi questa mattina. La signora Pia, buongiorno, benvenuta e grazie per essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Grazie a voi. Lei mi diceva vive a Venezia, ma è di Catania, giusto? Sì. Io vivo a Venezia da 20 anni e sono originaria di Catania. Mi sono trasferita appunto fuori in Veneto per motivi professionali di lavoro. Sono una docente delle scuole superiori. Quindi ha avuto anche un anno impegnativo come i tanti docenti, no? Ancora non è finita, però ho trovato il momento per venire qua, perché io ci tengo tantissimo. Appunto, come già anticipato da lei, è a 22 anni che vengo qui da Padre Pio e tutto è iniziato appunto con la guarigione di mia mamma. Quindi avete avuto e sentito la presenza di San Pio in maniera forte, no? Mi emoziono tanto. È comprensibile ed è anche, come dire, l'emozione ci trasferisce davvero l'intensità del rapporto, no, con questo santo e di quanto la presenza si senta in tante famiglie. Sì, mia mamma le avevano diagnosticato una malattia e il giorno dopo doveva fare un ulteriore esame con un altro medico. La notte ha sognato Padre Pio che c'era questo treno che stava investendo mia mamma e Padre Pio l'ha fermato. E quindi da lì poi la grazia di guarigione. Come avete vissuto quest'anno mentre in cui... Mentre mia mamma faceva l'esame, io con le altre mie due sorelle che l'aspettavamo, è venuto un cappuccino da noi, che non l'abbiamo poi più visto, abbiamo sentito dei profumi di fiori e ha detto la mamma tutto bene. Guardi, non ho parole. Poi anche un'altra importante guarigione in famiglia e quindi per me, Padre Pio, venire qui è importantissimo veramente. E ne comprendiamo ovviamente le ragioni. Signora Pia, in questo anno e mezzo ormai di pandemia, come avete vissuto anche, siete riusciti ad arrivare oggi, no? È la prima volta che venite dall'inizio della pandemia, quindi mi raccontava prima che appena è stato possibile e l'Italia ha riaperto, è stata una delle prime cose che avete fatto, quella di riprogrammare il vostro pellegrinaggio qui, no? Assolutamente, l'ultima volta che siamo venuti qui è stato nel 2019, è l'anno scorso che non è stato possibile, perché ovviamente non si poteva e poi ovviamente dovevano essere rispettate tutte le misure di sicurezza, di prevenzione. Abbiamo pregato lo stesso Padre Pio da casa e al primo momento opportuno, appunto in questi giorni, ci siamo organizzati per venire subito qui. Cioè abbiamo il nostro primo viaggio dopo tanto tempo, ecco, e quindi siamo molto felici di essere qui. Le vorrei chiedere anche una cosa. Voi vivete a Venezia, una città meravigliosa. Vorrei sapere da lei, che appunto vive lì, anche come avete visto cambiare il volto di una città durante questa pandemia, una città che ovviamente vive anche dei tanti turisti. È stato difficile, è stato anche una sofferenza vedere una città come Venezia chiusa. Sì, abbiamo visto appunto, a parte il mondo cambiare, ma ovviamente vivendoci abbiamo visto una Venezia completamente trasformata, una Venezia spopolata, una Venezia che, come tutto il mondo sa, vive di turismo e che all'improvviso appunto ha cambiato completamente aspetto, anche se devo dire che ultimamente ha ricominciato a vivere così come
come tante altre città d'arte importanti, appunto, come Venezia. Maria Antonia, mi senti? Stiamo ritornando davvero tutti a vivere, ed è bello, devo dire, che anche questo luogo torni ad essere popolato dalla sua presenza più preziosa, che è quella appunto dei pellegrini. Noi la ringraziamo davvero tanto, signora Pia, per aver portato la sua testimonianza. Mandiamo anche un saluto a tutti i telespettatori che ci seguono da Venezia e da Catania. Grazie. Io vorrei dire una cosa, veramente Padre Pio è grande, è miracoloso. Grazie davvero per questa preziosa testimonianza. Grazie alla signora Pia. Noi, Paola, restituiamo a te la linea. Allora, torneremo più tardi a collegarci con Maria Antonia. Avrei voluto chiedere alla signora Pia, a fine pellegrinaggio, che cosa porta poi con sé a casa, a parte magari qualche ricordino per parenti e amici, che cosa riporta appunto a casa dopo essere stata a San Giovanni Rotondo. Allora, in questi giorni vi abbiamo spesso invitato a inviarci una foto ricordo del vostro pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. Torniamo a farlo anche oggi, solo foto di pellegrinaggi, di gruppo, di famiglia, di parrocchia, anche voi magari davanti al sagrato della chiesa di San Pio, del santuario di Santa Maria delle Grazie, inviatele a info@teleradiopadrepio.it e noi le invieremo, meglio le faremo vedere durante questa diretta. info@teleradiopadrepio.it per inviarci la vostra foto ricordo del pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. Detto questo, oggi dunque, lo dicevamo in apertura, è la festa del Sacro Cuore di Gesù, e a questo proposito vogliamo ascoltare, siamo andati a prendere dagli archivi storici della nostra emittente uno stralcio di una testimonianza di un frate che è stato accanto a Padre Pio per 5 anni, dal 1962 al 1967. Stiamo parlando di Padre Eusebio Notte da Castelpetroso, che parla proprio della ferita del santo di Pietrelcina al cuore. Ascoltiamo le sue parole. Per ciò che riguarda la ferita del cuore, l'ho scritto nel libro, devo ringraziare al diavolo, perché venne uno stesso, nel vero senso della parola, si stava lanciando su Padre Pio. Io non sapevo niente di che si trattasse, presi Padre Pio e ce ne scappammo. Poi la notte alle 10 sentimmo un rumore che voi non immaginate neppure, come se la porta della chiesa fosse sbattuta. E poi una vocina, con fratelli, si stavano nel corridoio. Ci precipitiamo, non solo io, parecchi frati, nella stanza di Padre Pio. Padre Pio stava lanciato per terra, con i piedi verso il letto, mi correggo, con i piedi verso la porta e la faccia verso il letto. Mi spiego? Quindi così verso il letto, sangue da tutte le parti. Riuscimmo a metterlo a letto, così colà. Venne il dottore, sutura al sopracciglio destro. Ma dove voleva arrivare? Che questo era tutto bagnato di sangue. E allora disse ai confratelli: miei confratelli, uscite un po' fuori e tu, Padre Eusebio, aiutami a cambiare. Siccome era l'addetto a Padre Pio, sapeva la biancheria di qua di là, scelse me. E i confratelli rimasero un po' male, specialmente il superiore, perché quella era l'occasione di vedere qua. E fu veramente così. Mi pregò di spegnere la luce, sulla bagiur da tavola mettemmo un fazzoletto, ma per quanto sia, tolta la maglia, cercava di coprire e non coprire, ma la piaga la vidi magnificamente. Era una specie di Y, da destra a sinistra, e poi una seconda piaga, la piaga del costato e la piaga delle stimate. Beh, di queste cose poi se ne potrebbe parlare altro. Una piaga che non ti faceva nessuna impressione, aperta. Da questa piaga usciva sangue, un certo liquido bianco. E poi la coprì, ma io riuscii a vederlo. Poi il giorno dopo, scherzando, perché Padre Pio non parlava mai di queste cose, dico: Padre Pio, e il diavolo? E perché dopo l'aveva detto ad una figlia spirituale che era stato il diavolo e compagnia. Dico: Padre Pio, ma sto diavolo lo lasci stare. Quando era giovane a Pietrelcina, San Giovannone, la lotta del diavolo era da mille e una notte. Una volta vinceva lei, una volta vinceva lui, no, ho vinto sempre lì, io. Beh, meno male, ma mi è fatto vecchio, perché non lo lascia stare?
E non l'hai visto quella povera ragazza ieri sera? Mi faceva tanta pena. Quella ragazza poi se ne dovette scappare perché la gente la voleva picchiare. Andò via, dopo qualche mese poi, arrivò una lettera di ringraziamento. Caro padre, grazie, lei è caduto, io sono tornato una ragazza normale perché il diavolo è andato via. Quindi io devo ringraziare il diavolo. Bellissima questa testimonianza di padre Eusebio Notte, l'abbiamo ascoltata tante volte, non ci stanchiamo mai di riascoltare le parole di coloro i quali hanno avuto davvero la grazia di condividere anni della loro vita con il santo di Pietrelcina. Ricordiamo, frate Eusebio è stato assistente di padre Pio dal 62 al 67, il suo compito era anche quello di sbrigare la corrispondenza in lingua inglese, aveva studiato l'inglese in Irlanda. E a questo proposito poi c'è un altro episodio che avremo modo comunque di ascoltare anche nelle prossime settimane, perché vi ricordo saremo insieme in diretta da lunedì al sabato dalle 10:45 fino all'inizio della Santa Messa delle 11:30 per tutta l'estate, quindi saremo i vostri, la vostra compagnia, ecco, in quest'estate 2021. E a proposito di lettere, di scritti, c'è un mezzo di comunicazione che, se esiste, quindi esiste anche poi in versione un po' più recente come i cosiddetti smartphone, dobbiamo ringraziare l'italiano Antonio Meucci. L'11 giugno del 2002 il Congresso degli Stati Uniti riconosce ufficialmente all'italiano Antonio Meucci di essere stato il primo vero inventore del telefono e annulla il brevetto a nome di Graham Bell. Tempo ce n'è voluto, ma alla fine il riconoscimento al nostro connazionale è arrivato. Sempre l'11 giugno, ma andiamo ancora un po' indietro nel tempo, 1982, dopo la presentazione in anteprima al Festival di Cannes del 26 maggio, debutta nelle sale cinematografiche statunitensi, Telefono casa, insomma, già ci preannuncia il film del quale sto parlando, il film E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg. Pensate che la pellicola costò 10,5 milioni di dollari, quindi dal telefono dell'italiano Antonio Meucci al telefono casa di E.T. Bene, e allora... vogliamo proseguire il nostro appuntamento di oggi, anzi facciamo in questo modo, non vi preannuncio la buona notizia che vi daremo oggi, ci fermiamo qualche istante, una brevissima pausa pubblicitaria, quindi linea alla regia, e poi torneremo insieme per viaggiare, perché andremo in Molise alla scoperta di un borgo davvero singolare. State con noi. E allora, come preannunciato prima di questa nostra pausa, vogliamo andare in un borgo in provincia di Isernia che si chiama Macchia Godena, che pensate fa parte della rete dei borghi della lettura. Per rilanciare il turismo, ahimè messo in crisi a causa della pandemia, si è pensato di offrire soggiorni gratuiti in bed and breakfast e agriturismi e pagare questi soggiorni consegnando un libro. Il progetto si chiama Genius Loci e la partenza è prevista per la fine del mese di giugno. Lo slogan è "Portami un libro e ti regalo l'anima". Il progetto ha l'obiettivo di far riscoprire questo bel borgo montano di cui vediamo le immagini, aiutare ristoratori, bar e produttori locali grazie ai turisti in vacanza, e inoltre vuole fare conoscere anche il territorio locale, la cultura e le bellezze che il Molise ha da offrire. I libri che i turisti doneranno alla città dovranno essere depositati nella piazzetta della lettura davanti al castello. Nel libro si chiede ai turisti di lasciare, che si chiede appunto ai turisti di lasciare al loro arrivo, di scrivere un pensiero sul loro soggiorno, spiegando come mai si è scelto il borgo, e alla partenza raccontare l'esperienza che hanno vissuto. E questa, ecco, guardiamo anche il simbolo dei borghi della lettura di cui Macchia Godena fa parte. Quindi se avete intenzione di organizzare un fine settimana in questo piccolo borgo del Molise, sappiate che in alcuni B&B Agriturismi potrete soggiornare gratis portando il vostro libro del cuore. Per queste immagini ringraziamo l'autore Roberto Lacava e il suo sito internet e nonché canale YouTube piccolaitalia.it, che vi consiglio di andare a visitare, perché lì troverete tanti borghi che Roberto ha visitato e che poi appunto condivide con i suoi, con chi ha voglia di viaggiare anche solo idealmente.
Detto questo, c'è un altro modo di viaggiare, viaggiare con la mente, viaggiare attraverso il libro, viaggiare fisicamente, quindi andare nei borghi, spostarsi in macchina, in aereo, in treno, ma c'è anche un altro tipo di turismo di cui l'Italia davvero potrebbe diventare il locomotore numero uno, il turismo enogastronomico, grazie alla collega Anna Maria Salvemini che qualche anno fa ha girato il nostro meraviglioso Gargano. Anche oggi assaporiamo una ricetta che ha come protagonista una pasta tipica della Puglia, che sono le orecchiette. I fiori di zucca, da sempre considerati il simbolo della primavera, anche se fiori difficilmente li utilizziamo per composizioni floreali. Il loro utilizzo principale è quello di essere cotti e mangiati. In passato vennero utilizzati in ambito ecclesiastico dagli studenti di Papa Pio II nell'opera Cazzaria, dove viene espresso tramite allegorie come le cose migliori vengono celate in richiamo alle buone qualità dell'uomo semplice, che spesso non vengono viste in superficie. Il significato della loro fioritura viene spesso indicata come simbolo di qualcosa di breve, poiché effettivamente poco tempo ci mettono ad appassire una volta estirpati dalla pianta. Il sapore delicato dei fiori di zucca ben si coniuga con quello più intenso delle zucchine e risulta un ideale accompagnamento per le orecchiette. La leggenda dice che la pasta di queste dimensioni una volta veniva utilizzata per il contrabbando di spicchi d'aglio da e per l'Italia, quando il governo austriaco vietò il commercio di quell'ingrediente. Questo piatto ben si abbina con un vino rosato, vino che esalta al meglio, grazie alla sua freschezza e alla sua delicata aromaticità, i sapori eleganti ma intensi di questa ricetta primaverile. Questi semplici ingredienti, pochi, fanno un miracolo praticamente, perché esce un bel piatto, soprattutto buonissimo. E allora, orecchiette. Cacio ricotta, latte di capra, solo latte di capra proprio del nostro territorio, del nostro paese. Fiori di zucca e zucchine. Eccole là, piccole sono. Sì, fiori di zucca e zucchine. E olio, giustamente, di Vico del Gargano. Che poi è, insomma, olio è famoso d'oliva, anche per questo. Sì, extravergine appunto d'oliva. Questi Io vedo sono... queste orecchiette, le vedo un po' scure. Ecco, un po' scure proprio perché la farina è biologica, proprio del mio campo. E il grano è stato molito, lo dico, a Cagnano Varano, sì. mulino ancora rimasto da noi nel nostro territorio, l'unico, diciamo, più o meno della zona. Ed ecco perché appunto la farina ha tutti i suoi contenuti, non viene lavorata come la farina che compriamo al supermercato bianca. Queste orecchiette hanno tutto il sapore del vero grano ancora. Fantastiche, solo a guardarle già. E noi cerchiamo qui di dare il meglio del prodotto appunto del nostro paese, del nostro territorio. Come si prepara questa ricetta, che tra l'altro è velocissima? Semplicissima e velocissima. Si mette la pentola acqua e sale, quando bolle, mentre l'acqua bolle si mondano fiori e zucchine, vanno nell'acqua bollente, 2 secondi, si immergono le orecchiette tutto insieme, il tempo della cottura, vanno si scola tutto e poi impiattate e poi guardi un po' con queste scaglie di cacio ricotta e olio fresco, viene fuori un piatto dietetico, gustoso e soprattutto genuino. Anna Maria, che buono questo piatto. Beh, sicuramente adesso devo chiederglielo, è impegnata nelle dirette con Maria Antonia, però appena torno in redazione glielo chiedo, ma credo che loro abbiano anche avuto modo di assaggiare questi piatti, non hanno solo assistito alla spiegazione. Bene, e allora, a proposito di pellegrini e pellegrinaggi, tra pochissimo ci collegheremo un'altra volta con la chiesa di San Pio, con Maria Antonia Di Maggio, che si è alternata in questi giorni, ma continuerà a farlo per tutta l'estate, con Anna Maria Salvemini e Leonardo Fania. Vogliamo ascoltare la testimonianza di un pellegrino davvero speciale che è venuto in visita a San Giovanni Rotondo nel 2016, un cantautore di musica cristiana, innamorato di Dio e della musica, che purtroppo ci ha lasciato nel 2018, ha dedicato 30 anni della sua vita a raccontare con le parole e con le chitarre una fede vissuta davvero con profondità e intensità. Lui è Roberto Bignoli, pellegrino a San Giovanni Rotondo nel 2016.
Venire a San Giovanni Rotondo per me vuol dire comunque incontrare un uomo straordinario che ha inciso in maniera profonda, particolare, la mia vita attraverso la sua storia, la sua santità. E soprattutto per quanto riguarda il mio cammino, che ormai sono 35 anni, grazie a un'esperienza che ho avuto, che mi ha permesso e mi permette ancora oggi, malgrado le difficoltà, di portare attraverso la musica, attraverso la mia vita, la mia storia, una testimonianza a tutte le persone che incontro, come in questo caso a San Giovanni Rotondo. È sempre bello essere qui a San Giovanni Rotondo ed è sempre bello poterlo incontrare, Padre Pio, perché è l'uomo della carità, è l'uomo della speranza, è l'uomo della misericordia. E grazie a lui, grazie diciamo alla sua testimonianza, io cerco di attingere e di cercare quella coerenza che a volte non ho, che per me diventa importante, perché non è sufficiente dire io sono un cantautore cristiano. Che cosa vuol dire essere cantautore cristiano o che cosa vuol dire essere cristiani, se poi nella vita veramente uno non si mette in gioco e si sporca le mani veramente per questa scelta di vita che spesso ti porta ad essere in contraddizione o andare controcorrente. Grazie Padre Pio, grazie ancora per avermi invitato. Ho visto la croce nella folla impazzita lungo le strade di fredde città ed ho visto i sorrisi e i volti smarriti ed un amaro silenzio tra voci di nulla. Ho visto la croce nel saluto negato, nel povero e nell'afflitto e nell'ammalato, nel silenzio superbo e nel pianto angosciato di chi è ormai solo e nella notte infinita. Ho visto la croce nella mia vita, ho visto la croce nella mia vita. Ma ho visto la croce nei bimbi non nati, negli occhi privati di un sorriso d'amore, nei cuori distrutti e nei vecchi abbandonati, nei missili pazzi, nelle urla del terrore. Ho visto la croce nei figli fuggiti, nei padri ingannati e nei falsi amori, nei giovani delusi, nei miti falliti, nel mondo bugiardo e che un prezzo ha già pagato. Ho visto la croce negli occhi di un drogato, ho visto la croce negli occhi di un drogato. Un ricordo, un omaggio all'amico Roberto Bignoli in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo nel maggio del 2016, anche se spesso veniva per ritagliarsi un po' di tempo e pregare dinanzi le spoglie del santo di Pietrelcina, a cui era davvero molto molto legato. E allora torniamo a collegarci con Maria Antonia Di Maggio dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina, ricordandovi comunque che potete sempre inviarci le vostre mail, messaggi, foto di ricordo di pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo a info@teleradiopadrepio. Se poi avete voglia di inviarci anche dei messaggi, dei saluti, c'è la nostra Grazia Pia pronta per rispondere alle vostre telefonate. Quindi inviate la vostra foto ricordo del pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo a info@teleradiopadrepio.it. La vedo già pronta, Maria Antonia Di Maggio, eccoci qua. Ma tira vento? Vedo che c'è vento, c'è vento. Vola, finalmente ti sento anche bene, c'è vento, ma insomma del resto sappiamo che il vento è un altro elemento caratteristico di San Giovanni Rotondo e in attesa di ascoltare, di raccogliere altre testimonianze, voglio intanto dirvi che in realtà gli incontri che si fanno qui fuori dalla telecamera, grazie anche all'aiuto dei colleghi Anna Maria Salvelli
Gemini, Maria Pia, Picciafuoco. Sono tante le presenze che stanno ritornando qui, poi ovviamente non tutti hanno voglia, e lo comprendiamo anche, di raccontare le loro storie, perché magari a volte è tanta anche la commozione, non tutti sono abituati a raccontarle davanti alle telecamere, però oggi in particolar modo abbiamo incrociato tante storie di pellegrini che hanno voluto anche con noi condividere le loro emozioni e pezzi, insomma, delle loro vite. Allora io vorrei anche approfittare, in attesa di partecipare insieme alla celebrazione eucaristica delle 11:30 che sarà oggi celebrata da padre Rinaldo Totaro, vorrei anche dare a chi ci segue da casa le indicazioni anche per organizzare il loro pellegrinaggio, ovvero rivolgendosi all'ufficio pellegrinaggi, visitando il sito conventosantuariopadrepio.it, in modo da poter organizzare il loro pellegrinaggio nel migliore dei modi, perché sono tanti i luoghi da scoprire. E intanto mi ha raggiunto qui una bellissima sorpresa, subito intercettata, non ci facciamo scappare nulla. Padre Rinaldo, ben trovato. Ben trovati a voi. Ecco, siete proprio brave a recuperare via via qualcuno così che va sempre in pellegrinaggio, no? Esatto, ecco. Esatto. Noi appena vediamo, siamo tutti in cammino, noi appena vediamo un volto amico cerchiamo subito di intercettarlo, e così padre Rinaldo appunto è qui perché sarà lui a celebrare la Santa Messa di questa mattina. Padre Rinaldo, abbiamo incontrato questa mattina davvero tanti pellegrini, abbiamo incrociato tante storie e devo dire che la presenza di San Pio è sempre grande nelle persone. Sì. Sì, sì, e questa è la verità, anche perché ho visto, io vengo dalla sala confessioni, ecco, ci sono tante persone che credo proprio questo desiderio di una pace, di una consolazione, di un bene del cuore. Oggi è la solennità del cuore di Gesù e Padre Pio, io credo che c'è stato, no? Nella storia di Padre Pio a Pietrelcina la fusione dei cuori. Il cuore di Padre Pio e il cuore di Gesù che si sono fusi in uno. E penso che proprio questa comunione totale di Padre Pio con Gesù gli ha dato la possibilità di compiere tanto bene, proprio questo servizio nella riconciliazione, no? dei pellegrini, di tanta gente che veniva qui perché voleva a incontrare il Signore, no? Nel Vangelo ci sta questo episodio dei greci che vanno dagli apostoli a dire: vogliamo vedere Gesù. Questo è il desiderio, credo, dei pellegrini, anche se a volte dicono: veniamo qui per Padre Pio, però poi in fondo Padre Pio, come la Madonna a Lourdes, Padre Pio li porta a Gesù. E abbiamo compreso anche quanta sofferenza sia stata anche vissuta dai pellegrini che appunto in questo anno e mezzo di pandemia non sono potuti venire qui su questi luoghi. Quindi davvero siamo contenti di dare la voce ai tanti che giungono qui. No, chiedo informazioni sui tempi, dobbiamo ridare la linea allo studio, ci dicono di tagliare, però noi in questo modo riusciamo a liberare anche padre Rinaldo che sarà appunto lui a celebrare la Santa. Voglio dire buona giornata a tutti e veramente affidiamoci sempre con tutto il cuore al cuore di Gesù. Buona giornata. Grazie padre Rinaldo, a voi la linea. Grazie padre Rinaldo, grazie Maria Antonia, sono parole che davvero rappresentano del balsamo, ma non solo per coloro che ci seguono, ma anche per noi. Ecco, quindi grazie davvero padre Rinaldo per questo messaggio di speranza. Allora, puntualissimi, non perdiamo altro tempo, pausa pubblicitaria, restituisco la linea alla regia, ma rimanete con noi perché, come abbiamo ricordato più volte, alle 11:30 c'è l'appuntamento con la Santa Messa, con la preghiera. Ed eccoci tornati, 11, 27, 44 secondi in questo istante. Buon venerdì a tutti, questo è tempo d'estate. Tempio d'estate, quando poi ci andiamo a collegare con la chiesa di San Pio. Siamo in onda, in diretta da quasi una settimana e continueremo ad esserlo per tutto il mese estivo, per tutti questi mesi estivi che si stanno avvicinando. Allora, rinnovo l'appuntamento, o meglio rinnovo l'invito a inviarci le vostre foto di pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo.
inviatele a info@teleradiopadrepio.it e andiamo a vedere, grazie all'archivio Voce di Padre Pio, una foto di un pellegrinaggio del 1985, era il 14 aprile, il gruppo di Atella. Guardate che bella foto, seppiate in bianco e nero, gruppo di Atella in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, scattata davanti la Via Crucis a San Giovanni, appunto, guardate che bella foto storica. È questa, qui 1985, ma vogliamo anche vedere le vostre foto recenti, foto ricordo di pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo.